Amore, passione e tanta buona volontà, tre ingredienti essenziali per chi volesse intraprendere la carriera di ciclista. Tre ingredienti mescolati e rimescolati negli ultimi 11 anni e che fanno della società ciclistica Emanuele Bombini di San Ferdinando di Puglia una delle realtà più piacevoli della Valle dell'Ofanto. Tanti gli iscritti, ambizioso il progetto, concretizzatosi nel 97 e che racchiude diverse città limitrofe, suddivise tra la provincia di Barletta Andria Trani, Trinitapoli e Margherita di Savoia e la provincia di Foggia. Difatti, in passato la Bombini ha annoverato giovani atleti provenienti anche da Lucera, Troia ed Ortanova. Il nostro progetto nasce 11 anni fa con il progetto di mettere su quanti più bambini sulla bici, far crescere questo ciclismo e diciamo che ci stiamo riuscendo e quindi stiamo puntando a mettere quanto più bambini sulla bici. E lo scopo finale è quello di portare una squadra professionistica qui in Puglia. Art director della società ciclistica Bombini, Ruggero Torracco, tecnico giovane ed intraprendente che un bel giorno, ancora giovincello, decise di salire in sella ad una bici pedalando per le strade di campagna. Col tempo Torracco si è aggiudicato il titolo di campione del mondo per la categoria juniores. I primi valori che cerca di trasmettere ai suoi allievi da campione del mondo juniores? Ma innanzitutto l'amore per la bicicletta, quindi la passione, il piacere di andare in bicicletta, di stare in mezzo alla natura, di guardare i paesaggi splendidi delle nostre zone e poi lo spirito di sacrificio, la costanza negli allenamenti. Questo qua, diciamo, sono i piccoli segreti per riuscire magari a raggiungere dei risultati durante la propria attività. Il sogno da tecnico di Ruggero Torraco qual è? Ma il mio sogno da tecnico è quello di guidare due ragazzi e portarli al professionismo e magari con qualche consiglio riuscire anche a fargli raggiungere qualche vittoria. Poc'anzi parlavamo di ingredienti, ecco quali gli ingredienti imprescindibili per essere un buon ciclista. La parola di Emanuele Bombini, campione di ciclismo ed orgoglio cittadino. Essere bimbi, ragazzi, uomini seri, estremamente seri, perché le regole del ciclismo sono non molte, ma molto ferree. C'è da fare la vita molto regolare, regolata, allenarsi tantissimo. E io ai miei allievi ho sempre detto che sono tre i punti fondamentali, quindi allenamento, alimentazione e riposo. Questo sono tutto ciò che contiene la vita del ciclista, insieme alla fatica vera che è la base del ciclismo. Ma quanto è importante valorizzare e promuovere lo sport locale? Lo abbiamo chiesto al sindaco di San Ferdinando di Puglia, Salvatore Puttilli. Il valore dello sport ci vede impegnati in prima linea nell'offrire ai ragazzi questa scuola di vita, le maggiori opportunità che questa scuola di vita, che lo sport rappresenta, può offrire per far sì che si cresca nella più completa lealtà e nella sana competitività che lo sport insegna poi a perseguire per tutta la vita. Il termometro di quella che è l'attività sportiva svolta in questi anni, negli ultimi tempi, nella città di San Ferdinando. Ma l'attività sportiva, grazie al grande impegno delle associazioni, non è mai mancata. Il nostro concreto impegno in questo momento è quello di offrire delle strutture a chi pratica lo sport. Saremo impegnati nel prossimo anno nel completamento della piscina comunale, lavoreremo alla costruzione di un nuovo palazzetto dello sport e al recupero del campo sportivo comunale che in sé ha una pista ciclistica che è stata, diciamo, in questi anni utilizzata dai motocross. Quindi dobbiamo cercare di restituire, senza nulla togliere al valore degli altri sport, però insomma io credo che il ciclismo, la scuola di vita, il sudore, la fatica che insegna il ciclismo, credo che debba essere recuperato insieme al calcio, al basket, alla pallavolo e alla sana attività della piscina. Nell'occasione non sono mancate le premiazioni a chi in questi anni ha dato lustro e prestigio al club sanferdinandese, grandi e piccini, appassionati e professionisti. A fare gli onori di casa il presidente Ruggero De Facentis, all'assegnazione di targhe e di riconoscimenti vari ci hanno pensato il presidente onorario Emanuele Bombini, il preparatore atletico e direttore sportivo Ruggero Torraco, il sindaco Salvatore Puttilli ed i presidenti dei comitati regionali e provinciali Salvatore Bianco e Gaetano Ricci. Entusiasmo alle stelle come quando si decise di dar vita alla società ciclistica.